Buongiorno a tutti. Comincia ora questa bella lezione sulla traduzione, Bianciardi e la traduzione. La traduzione è stato il mestiere di Luciano Bianciardi, che, come dice lui, scriveva i suoi romanzi nei momenti liberi. Per il resto traduceva, era la sua fonte di reddito. Ha tradotto tantissimo e in una maniera molto interessante. Comincia con questo incontro sulla traduzione il secondo ciclo del progetto Conoscere Bianciardi. La prima parte, i primi quattro incontri, hanno affrontato vari temi legati a Bianciardi. L'abbiamo organizzati quegli incontri di pomeriggio. Questa serie di quattro incontri avverrà sempre la mattina di sabato, e questo l'abbiamo fatto proprio per facilitare la partecipazione non solo in generale dei cittadini, ma degli studenti, che la mattina in orario scolastico possono seguire questo particolare tipo di lezioni. Siamo molto contenti di vedervi numerosi, ci auguriamo che diventiate degli affezionati di questa iniziativa. Siamo in una città piccola come Grosseto, avere un concittadino illustre come Luciano Bianciardi è una cosa importante. Bene, io passo la parola ora al professor Riccardo Castellana, che introdurrà la professoressa Francellini, che terrà questa lezione sulla traduzione. Riccardo, a te. Allora, grazie, mi sentite? Allora, benvenute, benvenuti. Comincia oggi questo ciclo di incontri per celebrare il centenario di Bianciardi, e vorremmo celebrare questo centenario in un modo che credo sarebbe piaciuto a Bianciardi, cioè senza retorica, senza paroloni, senza grossi discorsi, e andando al sodo, cercando di vedere alcuni aspetti fondamentali della sua attività di intellettuale. Oggi parleremo con Carla Francellini, americanista, di Bianciardi traduttore, in particolare ovviamente delle traduzioni dall'inglese americano, e poi ci saranno anche altri incontri su Bianciardi romanziere, Bianciardi giornalista, Bianciardi intellettuale. Non so quanto sappiate, quanto conosciate della vita di Bianciardi, una vita molto breve. Bianciardi è nato nel 22, appunto celebriamo il centenario della nascita quest'anno, ed è morto che non aveva neanche 50 anni, è morto a 49 anni, consumato dall'alcol e dalla cirrosi epatica. Però questa vita è stata molto molto intensa. Lui si diploma, come forse sapete, proprio qui al liceo Carducci di Casoli, prima di compiere 18 anni, tra l'altro. È un enfant prodige, precocissimo, molto intelligente, brucia tutti i tempi, si iscrive all'Università di Pisa, intraprende gli studi universitari, però nel 1943 viene chiamato alle armi, indossa la divisa dell'esercito italiano, ma la indossa per poco, perché dopo l'8 settembre, dopo l'armistizio dell'8 settembre, si aggrega a una compagnia dell'esercito britannico che sta risalendo la penisola per respingere, per cacciare le truppe nazifasciste, e lui si aggrega a questa compagnia come traduttore, come interprete anzi, e qui mette alla prova per la prima volta diciamo il suo inglese, che fino a quel momento era stato un inglese scolastico, diciamo libresco, ecco, lo mette alla prova concretamente. Finita la guerra torna a Pisa, si laurea in filosofia alla Scuola Normale Superiore, che aveva indetto un concorso apposito per i reduci di guerra, e poi per qualche tempo comincia ad insegnare a Grosseto, tra l'altro proprio anche nel suo liceo, nel liceo classico. Nel 51 accetta un incarico un po' particolare, perché gli viene chiesto di dirigere la Biblioteca Kelliana, che si trova esattamente dove si trova adesso,
nello stesso edificio dove era allora il liceo classico, che a Roma, sapete, si è spostato alla cittadella. Bene, qui fa un lavoro molto molto importante, perché non soltanto diciamo, rimette in piedi questa biblioteca, che era andata completamente distrutta nei bombardamenti, lo sapete, durante la Seconda Guerra Mondiale la Chelliana fu colpita dalle bombe, lui la rimette in sesto, lui ovviamente anche altri, e tra le altre cose si inventa una cosa straordinaria, si inventa il bibliobus, cioè lui stesso riempie un camioncino, un furgoncino di libri e va in giro per le campagne della Maremma a distribuire libri a persone, a contadini, operai che non si sarebbero mai sognati di mettere piede in una biblioteca in città, non sarebbero mai venuti in città a prendere un libro. Poi nel 54 avviene il fatto forse più traumatico della vita di Bianciardi, un fatto che in realtà colpisce molto l'opinione pubblica grossetana, italiana in generale. Nel 54, come saprete, esplode la miniera di Ribolla, muoiono nell'esplosione 43 operai, 43 minatori, e quella dei minatori era una realtà che Bianciardi conosceva molto bene e che aveva cominciato a indagare insieme a Carlo Cassola, altro scrittore importante che ha transitato per Grosseto per alcuni anni della sua vita, che come lui insegnava, come Bianciardi insegnava al liceo, e insieme scrivono un reportage molto molto bello sui minatori della Maremma, dove raccontano tra l'altro anche la strage di Ribolla, raccontano anche le responsabilità di quella strage. Ecco, in questo anno qui, il 1954, Bianciardi ha 30 anni e prende una decisione fondamentale per la sua vita, decide di lasciare Grosseto, decide di lasciare questa cittadina di provincia, di lasciare un lavoro sicuro, stabile, e di inseguire una passione. La passione è quella dell'editoria. Gli viene detto che a Milano sta per essere fondata una nuova casa editrice di sinistra, la Feltrinelli, e cercano dei redattori in gamba, e lui parte. Molla tutto, famiglia, lavoro, e parte per questa avventura, mettendosi in gioco a 30 anni. Bianciardi a Milano, per Feltrinelli, comincia appunto a tradurre, comincia questo lavoro assiduo, faticosissimo, che lo impegnava 24 ore al giorno, 6 giorni a settimana, tranne la domenica, si concedeva il lusso di scrivere cose sue, cose poi vedremo, diremo. Pensate che a partire dal 55 fino alla morte, fino al 1971, lui traduce 115 titoli, secondo la bibliografia di Irene Gambacorti, che tra l'altro potete vedere sul sito della Fondazione Bianciardi, insieme a tanti altri materiali, che vi aiutano a farvi un'idea dell'attività di Luciano Bianciardi. 115 titoli in 10 anni sono veramente un'enormità, chi ha esperienza di traduzione lo sa benissimo. Pensate che soltanto nel 59 escono 20 libri tradotti da lui, una cosa spaventosa, davvero. Significava mettersi lì dalla mattina alla sera, tradurre, battere a macchina e fare un lavoro davvero massacrante. Feltrinelli in effetti lo assume in pianta stabile per i primi anni, poi nel 57 lo licenzia per scarsa produttività, il che fa veramente molto ridere. Più produttivo di così è veramente difficile, però continua a commissionargli traduzioni come collaboratore esterno, a partita IVA si direbbe oggi, e appunto continua veramente a tradurre di tutto, dalla saggistica storica. Lui inizia, tra l'altro, proprio come traduttore di saggistica storia, traduce un libro sui crimini nazisti, per esempio, proprio nel 55, un libro molto importante, e traduce anche i grandi classici americani, traduce Faulkner, traduce Steinbeck, traduce i nuovi
scandalosi narratori americani come Harry Miller, di cui forse, anzi sicuramente credo Carla ci parlerà, che Miller, che nel 62 viene pubblicato da Feltrinelli in una edizione clandestina. Siccome Tropico del Cancro e Tropico del Capricorno contengono delle descrizioni molto, molto, molto dettagliate di atti sessuali, di orge, di situazioni molto scabrose che in nessun modo la censura italiana di quegli anni avrebbe tollerato, Feltrinelli ricorre a un escamotage, finge che questo libro venga edito da un editore svizzero e in questo modo riesce, in realtà è lui, Feltrinelli, che lo pubblica, in questo modo riesce a stampare in molte copie questo libro e a smerciare queste copie quasi di sottobanco, con mezzi veramente al limite della legalità. Miller, tra l'altro, era un autore scandaloso, forse anche di questo parlerà Carla, non soltanto dal punto di vista dei contenuti, appunto molto espliciti, nulla in confronto a quello che si legge oggi, ragazzi, naturalmente, ma insomma, pensate a un'Italia molto, molto diversa da quella di oggi, in cui vigeva una pesantissima censura morale e tante cose non si potevano dire, vi si poteva alludere, ma nulla di esplicito naturalmente. Ed era Miller un autore scandaloso anche dal punto di vista dello stile, perché Miller è uno che recupera il monologo interiore di Joyce, insomma, che fa molte sperimentazioni con l'inglese e con le tecniche narrative. E poi, come dicevo, la Domenica finalmente scrive le sue cose, scrive quello che piace a lui, non quello che gli impone Feltrinelli. Scrive per piacere, non per dovere, non per bisogni alimentari, non per scopi alimentari. E nel giro di pochi anni, alla fine degli anni 50, primi 60, pubblica la sua famosa trilogia che comprende Il lavoro culturale, 57, L'integrazione, 59, e il suo capolavoro, cioè La vita agra, che viene pubblicato nel 62, ma già nel 60 era di fatto pronto. La vita agra è subito un successo di critica e di pubblico, tanto è vero che se ne interessa il cinema, Carlo Lezzani, il regista Carlo Lezzani, ne trae un film con Ugo Tognazzi, quindi un attore molto famoso. Il film è un successo, a sua volta traina il libro in un circolo virtuoso. La vita agra è un grandissimo libro, ragazzi, è un libro che sembra scritto davvero oggi, intanto è come dire, fresco, brillante, acuto, acuminato, antiretorico, ironico, paradossale. Lo si potrebbe forse definire un autofiction, ma veramente molto, molto, molto intelligente. È il romanzo in cui, tra le altre cose, e torniamo al tema di oggi, anzi ci avviamo a trattare il tema di oggi, Bianciardi racconta il suo lavoro di traduttore, prende in giro l'idiozia di tanti redattori, un libro anche molto divertente naturalmente, si autorappresenta come il tipico provinciale che va a vivere a Milano, racconta i suoi sogni di giustizia sociale, di riscatto, insomma un libro da leggere assolutamente, anche a 60 anni di distanza, che non mostra in nessun modo l'età che ha. Altri aspetti del lavoro culturale di Bianciardi li vedremo nei prossimi appuntamenti, saranno appuntamenti molto interessanti perché affrontano tutti aspetti poco noti eppure rivelatori di un mondo culturale che non è più il nostro, che è quello dell'Italia degli anni 50, degli anni 60, che è il mondo non dei grandi protagonisti, non di Pasolini, di Moravia, di Elsa Morante, di cui insomma più bene o male sappiamo tutto o molto, ma dei tanti scrittori che spesso non hanno nulla da invidiare grandi. Bianciardi è assolutamente un grande scrittore sul piano della qualità, anche se infinitamente molto meno noto di Pasolini, di cui pure quest'anno si celebra il centenario della nascita, però si parla tantissimo di Pasolini, pochissimo invece purtroppo, di un narratore straordinario, di un intellettuale straordinario come Bianciardi.
rappresentativo di tanti scrittori, di tanti intellettuali che davvero si barcamenano per sbarcare il lunario, per arrivare alla fine della giornata, per fare la spesa, per comprarsi, per affittare la stanza, e che traducono, lavorano a Cottimo e lo fanno, per esempio, anche per un genere di riviste che a quel tempo era visto con grande sospetto. Di questo parleremo con Gabriele Rigola tra un mese, cioè delle collaborazioni di Bianciardi a riviste erotico, semipornografico come Playman o Le Ore, quel genere di riviste che in molti in quegli anni, molti maschi adulti leggevano, ma insomma nascondevano, tenevano sotto banco, perché era veramente il genere di pubblicazioni che non si potevano esibire in pubblico. Bianciardi accetta per soldi, perché queste riviste pagavano molto bene, però in questo spazio giornalistico che gli viene concesso riesce in qualche modo a sperimentare una sua critica al perbenismo, al moralismo di allora, al moralismo della società italiana di quegli anni. Sempre in questo ciclo, come vedete dal programma, ci sarà un incontro con Arnaldo Bruni, che il 22 ottobre verrà a parlarci dell'epistolario di Bianciardi, che il professor Bruni sta curando e che uscirà, credo, tra non molto. C'è molta attesa per conoscere i contenuti di queste lettere, in buona parte inedite, non solo perché Bianciardi è molto divertente, molto graffiante, ironico quando scrive, ma anche perché quando scrive lettere, ma anche perché gli epistolari degli scrittori contengono spesso informazioni illuminanti per capire la loro poetica, per capire i cambiamenti del costume, per capire i cambiamenti della morale e così via. Chiuderà poi il ciclo di questi incontri il 10 dicembre Carlo Varotti dell'Università di Parma, che è l'autore della monografia, direi, più completa su Bianciardi, scrittore, e che ci parlerà dello stile di Bianciardi, insomma, cercherà di spiegarci come mai un libro come La vita agra, che ormai appunto 60 anni, è ancora così incredibilmente vivo e attuale. Mi fermo qui a questo punto, presento la nostra ospite di oggi, Carla Francellini, che è studiosa di letteratura anglo-americana, esperta di scrittori italo-americani, tra le altre cose. Insegna all'Università di Siena nel corso di laurea in lettere moderne, dove ho il piacere di averla come collega, e a Carla abbiamo chiesto di parlarci di Bianciardi traduttore, perché appunto le sue migliori traduzioni sono certamente quelle dall'inglese americano, da Faulkner, da Steinbeck, da Miller, e anche da un autore meno noto, di cui appunto Carla ci parlerà, come Richard Brautigan, su quale appunto ha delle curiosità e delle cose molto interessanti da dirci. Do a questo punto la parola a Carla Francellini. Allora, grazie, intanto benvenuti, e grazie Riccardo anche per questa introduzione che ci consente di andare proprio al centro, insomma, invece di un discorso che io vorrei fosse centrato sulla traduzione, anche insomma mettendo in gioco quelle che sono le vostre conoscenze, no, della lingua inglese, e vedere come funziona un traduttore nella sua officina, cosa fa con i testi. C'è un ritorno forse, vero? C'è qualche microfono acceso? Vi sentite bene? Ok, io sento un fischio, però insomma non c'è problema. Non so se loro vedono il PowerPoint, credo di no. Vedono me, ma non il PowerPoint. Eccolo, perfetto. Allora, partirò da questa prima immagine in cui ho proprio giusto apposto, ho avvicinato questi due straordinari scrittori di cui vi vorrei parlare oggi. Insomma, vedete a sinistra Bianciardi, a destra abbiamo, alla mia sinistra, alla mia destra, Richard Brautigan. Già la posa ve la dice lunga, l'espressione degli occhi, insomma, questo per dirvi che
quando io mi sono avvicinata alla... Io in realtà sono arrivata a Bianciardi, come diceva il collega amico Riccardo, attraverso proprio lo studio di una traduzione. È stata una cosa molto casuale. Mi occupavo di questo romanzo di Richard Brautigan, che è stato pubblicato in Italia col titolo di Il generale immaginario, e non mi tornava proprio il titolo, perché invece in inglese è A Confederate General from Big Sur, tutt'altro insomma. Quindi ho cominciato un po' a indagare, e molti anni fa, chiaramente, scoprendo con piacere che il traduttore era Bianciardi, e avendo letto La Vitagra, che veramente vi invito a leggere perché è un libro di oggi, giustamente vi sembrerà anche antico, no? Nel senso che 60 anni, poi soprattutto la vostra età, sembrano tantissimi, però è un libro che è in grado di parlare a noi oggi e a voi anche così tanto giovani. Questo per dirvi, io sono arrivata a Luciano Bianciardi attraverso questo lungo giro, cioè passando da Brautigan e passando da questo titolo che non mi tornava, insomma. In realtà poi, al di là delle grandi differenze che vedevo tra questi due scrittori, perché ricordatevi che in Bianciardi convivono queste due anime di scrittore e traduttore, ho trovato anche tanti punti di contatto, quindi da lì è partita una lunga ricerca, come spesso accade, che è andata avanti per anni, insomma, e che per la verità non è neanche del tutto conclusa, quindi mi fa anche piacere confrontarmi con voi su quello che è lo stato dell'arte, diciamo, di quello che io ho trovato e di quello che spero ancora di trovare, insomma. Naturalmente parleremo anche di altre traduzioni, lui ha tradotto moltissimo, e noi crediamo che ci siano addirittura delle traduzioni di Bianciardi non pubblicate, addirittura soltanto consegnate e non pubblicate, quindi forse anche di più di 115, qualcuno ipotizza 140. Per chi traduce, e io ho fatto anche molto lavoro di traduzione, vi dico che quel ritmo è inimmaginabile, non so come facesse a lavorare così tante ore al giorno, perché è veramente una cosa faticosissima. Che la fatica ci fosse, lo vedremo tra pochissimo, e non la nasconde neanche lui. Il titolo che abbiamo dato a questo intervento, Bianciardi e gli americani, una traduzione negata, si riferisce proprio alla questione editoriale relativa al generale immaginario, questo romanzo di cui per l'appunto Luciano Bianciardi rifiuta di firmare la traduzione, proprio perché il romanzo viene pubblicato con degli interventi di censura molto pesanti. E quindi nel finale, insomma al momento di pubblicare il testo, lui deciderà e farà questo, firmerà la quarta di copertina, questa è l'edizione del 67, ma adesso ci arriviamo per gradi, e quindi qui c'è la sua quarta scritta da lui, ma non firmerà la traduzione, che il romanzo quindi esce in traduzione per i tipi della Rizzoli, semplicemente. Per questo vi ho scritto una traduzione negata in questo senso. Allora, andiamo un po' per ordine, perlomeno proviamoci, ha detto che riusciamo. Allora, parlavamo di traduzione. Guardate, io ho preso delle frasi senza né volerle ricondurre necessariamente a un'opera precisa, no? Ma attraversando un po' la sua scrittura, ogni tanto trovavo qualche espressione e mi faceva pensare a quanto faticasse, no? Quanto fosse fisicamente un lavoro faticoso. No, quindi traduco, guardate, ho la valigia piena del prodotto del mio dioturno battonaggio, carte su carte di ribaltatura, traduco come un mulo, traducevo al ritmo infernale decine e decine di libri, cioè 20 libri in un anno è un obiettivo, io non riesco manco a immaginarlo, meno che non siano dei libri di 20 pagine ciascuno, cioè non so, e non erano questi quelli che traduceva lui. Ma vi invito a riflettere su questa parola che troviamo sempre, no? Le carte su carte di ribaltatura. L'idea del ribaltare è già un'interpretazione forte dell'arte del tradurre, no? Chiaramente l'idea del ribaltare proprio mette in ballo quasi una forza fisica. Quando noi parliamo di ribaltare qualcosa pensiamo proprio a rovesciare, no? E questo vi dà l'idea di come anche i testi che lui aveva in traduzione, che erano tanti, con tempi molto stretti, tutti molto diversi tra loro, il che significa anche un enorme dispendio di energia, di concentrazione, perché si passava per l'appunto a saggi storici, scientifici, romanzi, eccetera, evidentemente lui li sentiva come qualcosa che andava proprio ribaltato, che andasse ribaltato, rovesciato nella nuova lingua, no? È un'espressione abbastanza singolare che io amo molto, perché mi dà anche l'idea di come si possa avvicinarsi alla traduzione con un con l'idea di un rovesciamento, che non è necessariamente soltanto un trasferimento di senso, no?
Quando noi parliamo di traduzione parliamo sempre del verbo trado, sapete, la parola viene dal verbo trado, dal latino, che significa portare dall'altra parte e ha questa assonanza anche di senso col verbo tradire, no? Traduttori, traditori. Pensate quanto si perde in una traduzione, io direi anche nel caso di Bianciardi pensate quanto si guadagna però, perché quando abbiamo uno scrittore che traduce uno scrittore a volte quello che si perde è molto meno di quello che si guadagna, direi. Però ecco, questa idea del ribaltare mi colpì moltissimo, già allora molti anni fa, insomma quasi 10 anni fa, questa idea della fatica, no? Di avere queste carte e di doverle riportare in una lingua altra dove non necessariamente i contenuti potevano essere travasati con facilità. Il professore prima faceva riferimento, Riccardo, al clima dell'Italia degli anni 60. Pensate che questo espediente è divertentissimo della pubblicazione dei testi di Henry Miller e pensate che addirittura Luciano Bianciardi fa questa operazione divertente e italianizza il suo nome, no? Per cui Henry Miller diventa Enrico Molinari di New York a un certo punto. Quindi abbiamo anche questo gioco, se volete, ad addomesticare, italianizzare, no? Il clima in cui lavorava Bianciardi non è quello in cui viviamo noi. Io una volta mi trovai in una conferenza a parlare proprio della traduzione dei Tropici di Henry Miller e sostenendo quello che giustamente diciamo, cioè che il testo contiene delle descrizioni molto accurate e anche, devo dire, da un punto di vista strettamente letterario, anche molto belle, anche molto poetiche, no? Degli atti sessuali, delle orgie, eccetera. Devo aver suscitato la curiosità di molti studenti e chiaramente si sono fiondati su questi testi rimanendo estremamente delusi. Perché? Perché ovviamente la sensibilità degli anni 60 non è la nostra. Noi vediamo di molto peggio tutti i giorni in televisione senza filtro, voglio dire. Negli anni 60 no, c'era un'Italia molto pudica, molto attenta anche alla morale, per cui di certe cose non si parlava neanche. Ecco, al di là di questa fatica del tradurre, vorrei farvi riflettere un pochino su questa convivenza in lui di due anime. Ho preso questo piccolo estratto da un'intervista, che troverete con grande facilità se vi interessa, di Ilide Carmignani a Renata Colorni, in cui si parla della compresenza di scrittore e traduttore. Allora sì, la leggiamo insieme. Dice: lo scrittore è in genere molto concentrato sul proprio ego, sul proprio modo di esprimersi e ha poco interesse per la voce degli altri. Il traduttore è disposto invece a fare tabula rasa di se stesso e anche di quelle che sono le sue eventuali doti espressive. Ora, al di là del fatto che io personalmente solo in parte sono d'accordo con questa affermazione, con la seconda parte di questa affermazione, ma di sicuro lo scrittore è concentrato su se stesso, certo, nel momento in cui scrive, non a caso nella ricostruzione che abbiamo appena sentito della sua settimana, vi siete resi conto che il premio di Bianciardi della domenica era scrivere le sue cose, quindi era il momento in cui lui rientrava in sé, poteva essere se stesso e tirare fuori anche la sua, insomma, i suoi desideri anche creativi, no? Ecco, diciamo che in lui convivono proprio queste due anime e sono due anime che devono fare un compromesso. Che da un lato c'è una penna prepotente di scrittore, noi adesso vedremo degli esempi, vi ho fatto anche delle fotocopie così, poi se volete rifletterci insomma anche in solitudine o insieme a noi possiamo farlo. Cioè, quando Bianciardi interviene sul testo di Brautigan non necessariamente ci va sottile, a volte fa un intervento forte, pesante. Per esempio ci sono dei passi del romanzo di Il generale immaginario, ma per la verità anche dei Tropici, in cui c'è una forte ripetizione di certe parole. Questo è uno stilema narrativo sia di Henry Miller che di Richard Brautigan. Quando lui interviene e decide che sono troppe le ripetizioni, mette un pronome, sostituisce, fa cose che a noi ora non ci tornano e forse neanche ci piacciono tanto. Questo per dirvi che la sua penna di scrittore noi la sentiamo, ma sentiamo anche il traduttore che non tanto fa tabula rasa di sé, però insomma sicuramente è in ascolto del testo. Ecco, questo quando leggerete, perché lo diamo per scontato che voi leggerete La vita agra o le sue traduzioni, ecco, tenete in mente questo, c'è uno scrittore che anche traduce, che quindi ha insieme queste due particolarità. La sua grande fortuna fu proprio l'incontro con Henry Miller e con la possibilità di tradurre i Tropici. Lì lui avvertì che tra lui e Henry Miller non c'era questa distanza,
Vedete, in basso vi ho messo una citazione in cui lui scrive: quando incontri un autore che scrive esattamente come avresti sognato di scrivere tu, allora ti sembra di inventare, non di tradurre. Questo chiaramente non gli capita con tutti gli scrittori che traduce, anzi, leggendo e rileggendo queste affermazioni così decise e nette, io le ho trovate solo a proposito di Henry Miller. Già su Brautigan, insomma, non tantissimo, no? Però ecco, tenete a mente la traduzione, diciamo così, dello scrittore, che è un aspetto importante. Quindi, come si muove, e questo in generale rispetto alle traduzioni di testi importantissimi della letteratura angloamericana, cioè adesso poi ne vedremo alcuni, ma penso alle traduzioni di Faulkner, penso a quelle di Steinbeck, cioè grandi testi che sono passati attraverso le sue mani, vengono resi ribaltando, cioè come fa rispetto a questo testo fonte? Allora immaginatevi un movimento e poi un altro opposto. Io li ho chiamati, per semplificare, movimenti traduttori di natura centripeta e movimenti traduttori di natura centrifuga. Molto più banalmente potremmo dire che in certi momenti il traduttore è molto vicino al testo, quindi cerca ad esempio la fedeltà a tutti i costi, cerca di riprendere l'asciuttezza, no, dell'originale, o addirittura di riprodurre il tessuto fonetico, i suoni, no, del testo originale, e quindi si avvicina moltissimo al testo fonte. In altri momenti fugge dal testo fonte, a volte anche quando non lo apprezza, quando decide che magari, insomma, si può emendare, si può fare meglio. Allora in questo caso vediamo che c'è un effetto addomesticante, no? O addirittura il testo si riveste di una patina toscana, comunque italianizzante. Pensate a Henry Miller che diventa Enrico Molinari di New York, no? Quando lo legge dice: ma come, Henry Miller? E invece anche questo accade. Ora, in Bianciardi, più che in altri traduttori di cui mi sono occupata pure, secondo me è proprio qui che noi dobbiamo riflettere, è proprio su questo punto, su questa oscillazione che è molto legata all'istinto, non è una cosa ragionata, programmata. E lui veramente si allontana e si avvicina ai testi che traduce continuamente. Il risultato non è un risultato brutto, dicotomico, o quantomeno di scissione, tutt'altro. È un compromesso magico che funziona, perché alla fine queste due spinte si compensano e noi abbiamo un testo che parla con una voce inconfondibile. Per questo io vi dico: leggete La vita agra, e se vi viene bene leggete anche questo testo, certo che vi viene bene, era per dire, insomma, ma leggete anche Il generale immaginario, perché è una storia che per certi aspetti vi piacerà molto, intanto perché i protagonisti sono due giovani che fanno l'esperienza, insomma, di trovare la loro identità e se stessi mediante qualcosa che va estremamente di moda purtroppo da decenni, che è lo sballo. Immaginate che siamo negli anni 70, siamo nell'epoca dei beat, qui abbiamo ovviamente la marijuana, abbiamo il sesso, abbiamo l'alcol, quindi tutti i motivi per leggere Il generale immaginario. Invece no, il motivo principale sarà che il traduttore è un grande traduttore, mi raccomando, e non soltanto per lo sballo, insomma. Però, per tirare dalla nostra parte, no? Ecco, allora, la figura di Richard Brautigan, guardate com'è conciato, vi rendete già conto, c'è una caratterizzazione d'immagine fortemente beat. Sapete, su questa parola possiamo fare una conferenza proprio solo su questa, no? Beat, beato, beat, heartbeat, ritmo, il battito del cuore, possiamo dire molte cose, ma non le diremo, nel senso che poi se no non arriviamo alla conclusione che invece ci interessa. Però guardate gli occhiali, i capelli, la posa, insomma, già da sola comunica, no? Riassumere Brautigan per voi è difficilissimo, quindi vi dirò soltanto romanziere, ma anche poeta, molto poeta, quindi per esempio intere sezioni dei suoi romanzi sono per la verità estremamente poetiche e soprattutto ovviamente statunitense. Vi ho inserito qui dei romanzi che sono forse più sono i suoi romanzi tutti e sono tutti tradotti in italiano. Il primo però è stato proprio A Confederate General from Big Sur, 1964, pubblicato negli Stati Uniti, e poi prima edizione italiana Rizzoli 67, ed è questa che vi dico la traduzione negata, e poi una seconda edizione italiana, eccola, ISBN del 2009, che è tradotta da Enrico Monti. Se volete il testo, diciamo così, è interessantissimo leggerli entrambi, ma io
lo so che voi per curiosità li leggerete tutte e due, no? Vero? Li vedo già. No, per dire, questo contiene tutto, Enrico Monti ha restituito tutto. Questo testo è stato censurato. Nel senso, qui mancano intere parti. Ora vi farò vedere, mancano proprio interi periodi, intere frasi, intere scene, ovviamente scene di sesso, qui le ritrovate. Quindi io però vi devo dire, leggete Bianciardi, perché casomai fate un raffronto perlomeno. E per dire che a noi interessa questo caso, che ci consente però di gettare luce anche sulle altre traduzioni americane di Bianciardi. Guardate come lo presentano Brautigan. Qui ho preso una presentazione qualsiasi, questa è una ripubblicazione di A Confederate General, guardate, del 1999, di Canongate. Guardate, vi ho messo in evidenza direttamente le parole con cui loro avvicinano Brautigan ai lettori e quindi ci dicono che fa parte del Beat Movement, vedete, during the 60s, cioè lo collocano negli anni 60. Se voi invece tornate indietro, vediamo, se ce la faccio. No, infatti questo è sempre difficile, tecnologia tradisce sempre al momento opportuno, ma vi volevo far vedere, ecco, vedete, i suoi romanzi vanno ben oltre, 67, 68, 71, 74, 75, 76, fino al, alcuni, insomma, ovviamente arrivano addirittura dopo la sua morte, no? Vedete la pubblicazione, intendo, Ecco, invece viene confinato volutamente negli anni 60 e viene ascritto, viene inserito nel movimento dei Beat, e viene considerato un most prolific and prominent member of the counterculture, la controcultura, che è questo movimento che ovviamente è abbastanza critico, molto molto critico nei confronti della società americana e non soltanto ovviamente per motivi di scabrosità il testo viene come dire emendato e corretto e censurato, ma anche perché il messaggio è quello della rivoluzione sociale. Siamo negli anni 60, la traduzione è pericolosamente a ridosso del 68, la pubblicazione di Rizzoli è 67. Figuratevi se si poteva pubblicare un testo in cui si invitavano i giovani a fare la rivoluzione sociale, perché il testo contiene fortemente questo messaggio, al di là del sesso, le droghe, eccetera, insomma, va bene? Muore anche lui a 49 anni, anche lui insomma vive una vita da sballato, immagino direste voi, non so se è qualche termine nuovo, non sono aggiornata, però insomma lo trovano morto con accanto una bottiglia di liquore e un calibro 44, insomma suicida anche lui. Vedete, ci sono dei punti di contatto stranissimi tra traduttore e scrittore. E tutto sommato questa che mi era parsa, come vi dicevo, diversi anni fa, ormai più di 10 anni fa, come qualche piccolo punto di contatto, si è trasformato invece in una vicinanza abbastanza pesante, anche in termini di stati d'animo, di fatica di vivere, no? Che contraddistinguono un po' entrambi gli scrittori. Ma andiamo adesso sul testo. Io avrei bisogno di distribuire queste copie. E allora, vi ho fotocopiato, per quanto ho potuto, alcuni pezzettini del romanzo e alcune cose di cui mi sono accorta nel tempo, quindi guardate un po'. Allora, questa è la prima copertina, l'immagine di copertina della prima pubblicazione in America, 1964. Guardate bene la bandiera, che è in posizione centrale ma stracciata. Vedete? È un po' è la bandiera poi che rimanda alla guerra di secessione, no? Insomma, già l'immagine di copertina ci dice che il romanzo, insomma, se non è un romanzo storico, è qualcosa di molto vicino, però, vedete? Il riferimento ai confederati, il riferimento al generale, lo stesso Big Sur, vedremo. E a destra vi ho voluto mettere la bella firma di Richard Brautigan, vedete, in originale avete anche l'autografo di Brautigan. Ma guardate questi due testi, allora due parole sulla trama che di realtà è molto scarna per la verità. È la storia di questi due amici sballatissimi, uno di più, uno un po' di meno, che di fatto si rincorrono, diciamo così, nel corso del romanzo. I due si incontrano a San Francisco, il primo, Jess, che è più strutturato, se così possiamo dire, di Lee Mellon, invita lì nel suo condominio, quindi per un po' vivono tutti e due a San Francisco. Poi
questo Lee Mellon, che ha molto a che vedere con questo generale confederato, decide di andare a vivere nei boschi. L'avete sentita mai questa cosa? Vado a vivere nei boschi perché voglio succhiare il midollo della vita? Bene, allora siamo sulle tracce di Thoreau. Chi di voi ha visto L'attimo fuggente? Film? Ecco, vedi? Troviamo l'aggancio, benissimo. Allora, in quel film abbiamo sempre riferimento a questo bellissimo scritto del XIX secolo negli Stati Uniti di Thoreau, che si chiama appunto Walden, ed è la scelta di un uomo che va a vivere nei boschi perché vuole succhiare il midollo della vita e non avere scoperto, per non scoprire sul mio letto di morte, dice lui, di non avere vissuto, che secondo me è una paura che abbiamo un po' tutti, no, questa. Per dirvi che i beat, in una maniera che non possiamo indagare oggi, ma insomma i beat si mettono molto sulle tracce di questo movimento del trascendentalismo, quindi quando noi leggiamo a Confederate General e vediamo che Lee Mellon si stanca di San Francisco e dice al suo amico che San Francisco è noiosa, sempre uguale, puzza, ci sono sempre le stesse cose, succedono sempre gli stessi crimini, a un certo punto si annoia pure dei crimini, cioè sono tutti uguali. No? Che vuoi? Ora violentano una, ora ammazzano un'altra, sempre uguali, non c'è nemmeno la creatività nel crimine. E allora decide di andare a vivere, per l'appunto, nei boschi e sceglie un luogo, che è Big Sur, adesso ve lo faccio anche vedere fisicamente, e comincia una corrispondenza tra i due. Quindi Jess, che è rimasto a San Francisco, gli scrive, non so se sono troppo vicina, forse sì, ok, gli scrive dicendo, ah ma come va lì, com'è la vita? E lui gli risponde così, great! Why don't you come down here? I haven't got any clothes on, and I just saw how well. There's plenty of room for everybody. Bring something to drink, whiskey. Guardate che invito a un amico. Bene, questa è la traduzione di pseudo Bianciardi, così dobbiamo dire, perché la traduzione non è firmata. Bene, perché non vieni qua giù? Non ho vestiti addosso e ho appena visto una balena. Porta qualcosa da bere, whisky, come sempre, Lee Mellon. Tanto vedete subito che la traduzione è un po' interpolata, già no, un po' lavorata, no? Vedete? Però è un invito. Beh, la domanda di Lee Mellon, che è un po' come noi, no? Vive nel mondo civile, dice, ma sì, ma di che viviamo? Cioè, come facciamo? Io vengo a Big Sur, ma poi? E lui risponde, I've got a garden and it grows all year round. I got some fishing tackle on and the Journal of Albion Moonlight. We can make it okay. What do you want? A fur-lined box of Kleenex to absorb the sour of your true love, Thinsia, the Ketchikan and our bottle mountain cookie. Come to the party and hurry down to Big Sur and don't forget to bring some whiskey. I need whiskey. Guardate Bianciardi che fa. Ditemi se non era davvero straordinario. Ho un orto che fruttifica tutto l'anno, qualche arnese da pesca, ho saltato una parte in cui c'era un elenco di armi da fuoco, ma insomma c'era pure le armi per ammazzare i conigli, le quaglie e tutto, insomma. E The Journal of Albion Moonlight, ce la possiamo fare benissimo. We can make it okay. Ce la possiamo fare benissimo. Ma cosa vuoi? Una scatola di tovagliolini di carta col bordo di pelliccia per assorbire l'agro del tuo amore per Cynthia? Il tesoruccio di Ketchikan e di Battle Mountain? Vieni alla festa, corri qua giù a Big Sur e non ti scordare di portare whisky, ho bisogno di whisky. Abbiamo capito che insomma la vita non è proprio morigerata a Big Sur, insomma nessuno dei due è astemio, come vi apparirà chiaramente. Ma io vi ho messo una segnalazione. Guardate, quando noi leggiamo una traduzione suona qualche campanello. Quando sentiamo dire per assorbire l'agro del tuo amore, ma come? È l'autore della Vita Agra. Guardate come siamo dentro un campo semantico bianciardiano che si specchia nella traduzione e che non c'è nell'originale, perché nell'originale si dice soltanto vuoi una scatola, bla bla bla, bla, però l'amaro sarebbe, l'agrodolce, l'amaro, sore, no? E lui usa una parola sua. Ecco, quando io vi dico che noi leggiamo le traduzioni di Bianciardi e ci troviamo questa voce inconfondibile, intendo questo. Quando uno studia per tanti anni un autore e poi sente dire l'agro del tuo amore, dice, lo riconosco. Cioè, si sente questo tocco molto forte, molto pesante. Questo per darvi un primo assaggio, è il momento in cui ovviamente i due si riuniscono a Big Sur. Ma che cos'è Big Sur? Allora, voi avete sicuramente studiato in letteratura inglese il Paradise Lost, no? Avete visto sicuramente Milton, se non l'avete visto vedetelo. E comunque, insomma, invece questo paradiso è un paradiso regained, se così si può dire, riguadagnato.
Quindi cosa fa? Si fugge dalla città e si va in cerca di questo paradiso, che ovviamente è tanto più tale quanto più ci si può perdere, diciamo così, nella natura attraverso per l'appunto uno stile di vita smodato e sicuramente trasgressivo agli estremi, no, se volete. Ma noi abbiamo un grande Calvino che ci parla di cosa sono questi paradisi per gli americani. Vedete? Questo brano viene da Diario Americano e scrive lui, naturalmente di Big Sur non parla solo Brottigam, c'è anche un'opera di Henry Miller che è intitolata Big Sur, nonché di Jack Kerouac, Big Sur. E lui dice, Calvino, dove vivono gli scrittori americani non ci starei morto, cioè visto da fuori com'è davvero Big Sur, guardate l'italiano che dice, non c'è altro da fare che sbronzarsi. E poi fa un racconto, un giovanotto che si chiama Dennis Murphy o qualcosa di simile, che ha scritto un bestseller, The Surgeon, eccetera, eccetera, arriva al mattino con tutti i polsi feriti. La notte si è sbronzato, ha spaccato a pugni le vetrate della sua villa e poi appare Henry Miller. Di Henry Miller, che vive qui a Big Sur, sappiamo già che non riceve più nessuno, perché sta scrivendo. L'ultrasettantenne scrittore che ha sposato da poco una moglie diciannovenne dedica tutto il resto delle sue forze allo scrivere, per finire prima di morire i libri che ancora vuole scrivere. Visto dal punto di vista di Calvino, questo posto non è un paradiso veramente, è un luogo sicuramente di personalità eccentriche che conducono esistenze ai limiti del consentito, potremmo dire, secondo me, ben oltre il limite del consentito. Però non è un luogo proprio fantastico e infatti quando Lee Mellon decide e quando, scusate, Jess decide di raggiungere lì, non troverà proprio il paradiso. Intanto perché accanto a questa specie di capanna che si è costruito c'è uno stagno pieno di rane che non li fanno dormire di notte perché le rane gracidano tutta la notte. Ma naturalmente c'è una soluzione. Ci sono anche le donne, immaginatevi, no, in questo racconto. Una di queste donne ha un'idea geniale e va a prendere due alligatori e li butta nello stagno in maniera che mangino le rane. Vedete che siamo anche su un racconto estremamente, insomma, surreale, no? Questo però per darvi un po' anche l'idea. Che cos'è questo paradiso di Big Sur? È un luogo di, come dire, di bellezza, di privacy, di libertà e di ambience. Questa parola è strana, indica proprio di atmosfere in cui ognuno dei protagonisti trova qualcosa di significativo da fare. Cosa capiamo subito però noi leggendo il romanzo? Che la visione del mondo di Lee Mellon è distorta. Quando lui dice vieni, vieni, ce la possiamo fare, io ho l'orto, ma non è proprio così. Cioè la vita lì non è così. Lo sguardo è più disincantato, è quello di Jessie, che quando arriva chiaramente sente le rane, non riesce a dormire, vede le cose che non vanno, insomma si sta malissimo in questa capanna, è tutto molto caotico, molto sporco, no? Questo è lo sguardo disincantato. Ovviamente Lee Mellon c'è dentro. Qual è la cosa che a mio avviso emerge con prepotenza alla traduzione di Bianciardi? E in questo lui veramente è centripeto, no? Vi ricordate? Si avvicina molto al testo, si allontana. Qui si avvicina moltissimo nel rendere questo wonderful sense of distortion. È tutto distorto. Quando parla Lee Mellon noi capiamo che le cose sono diverse. Però è pure divertente sentire la sua visione distorta, allucinata, ovviamente alterata, considerando, insomma, come vive tutti i giorni, tra alcol e marijuana, insomma, tanto in sé non può stare, che dite. Quindi, qual è però la principale cosa che non ci torna? La cosa è che Lee Mellon si è convinto di essere il discendente di un generale confederato che avrebbe combattuto nella guerra civile americana. È convintissimo e convince anche il suo amico, che per l'appunto lo conduce in una biblioteca dove ci sono i records di tutti i generali confederati che hanno combattuto, e questo Augustus Mellon non si trova, non esiste con ogni probabilità, ma lui continua nella sua certezza di essere il discendente di questo meraviglioso generale confederato, e da qui naturalmente vi rendete conto parte tutto un sogno che non ha ragione d'esistere, per la verità, perché per l'appunto Augustus Mellon non esiste. E quindi viene rievocata, per esempio, questa famosa battaglia, The Battle of the Wilderness, che è una battaglia straordinariamente famosa nella storia americana, in cui si confrontano, vedete, queste sono, insomma, delle immagini che, tanto per rendervi un po' l'idea,
in cui si combatte per due giorni nel 1864, è una battaglia che viene combattuta sulla terra, in Virginia, non per mare, e si confrontano delle truppe del generale Grant e l'armata della Virginia settentrionale confederata, e il generale si chiama Robert Lee. Guardate come torna questo nome, no? Lee. La battaglia, ve lo dico subito, si conclude in parità, se così possiamo dire. Viene combattuta a Spotsylvania, che io pure per un lungo tempo ho creduto fosse un luogo un po' immaginario, no, in realtà esiste, e visitando questo Fredericksburg and Spotsylvania National Military Park sono conservate proprio delle sezioni del campo di battaglia. Che la battaglia ci sia, sì, è storia chiaramente, non è il punto di vista allucinato di Lee Mellon. C'è in realtà un pareggio, nel senso, se così possiamo dire, perché un generale retrocede temendo una sconfitta peggiore, e del resto le perdite sono tante. Quindi, considerata l'inferiorità numerica dei confederati rispetto, insomma, all'altro esercito, viene considerato un punto di parità. Ecco, su questa storia della battaglia Lee Mellon costruisce tutto un mondo secondo cui il suo insomma antenato sarebbe stato eroico e coraggioso, avrebbe ottenuto tanta gloria. Niente, tutto questo è vero. E noi capiamo subito che la sua capacità di vivere la vita di un generale confederato è quello che proprio ci dice che è oltre il limite, che questa personalità è andata oltre. E in questo Bianciardi riesce a fare una cosa che spesso i traduttori non riescono a tenere in equilibrio. Noi abbiamo due narrazioni. Abbiamo il punto di vista di Lee Mellon e questa storia che non torna dell'antenato che forse non esiste, di lui che continua a immaginare la battaglia. Abbiamo dei corsivi nel finale dei capitoletti che raccontano cosa accade a Augustus, cade a terra, viene ricoperto dalle foglie, qualcuno pensa che è morto. È un doppio binario, diciamo. Ma quello che diceva anche prima il professor Castellano, giustamente, il doppio binario fa sì che ci siano almeno due registri stilistici. Da un lato c'è una narrazione pseudostorica, dall'altro c'è una narrazione romanzesca. Ci vogliono due traduttori. Invece lo stesso traduttore tiene in equilibrio questi due piani del discorso molto diversi. Quindi un cambio continuo di registri, di parole. Il secondo, la storia di Augustus Mellon, è una storia narrativa, è un pezzo di storia, un racconto storico. Il romanzo è tutto distorto, no? Sulla base di quello che vive Lee Mellon. Allora, vi volevo far vedere, dicevo, Bianciardi ribaltatore di molti testi americani, sono tantissimi i testi che lui traduce, possiamo fare tante altre conferenze su altri testi, perché qui facciamo solo in tempo proprio enumerarli, ma per esempio penso a Saul Bellow, penso a Stevenson a un certo punto, a Faulkner giustamente, addirittura Kennedy, a un certo punto traduce Kennedy, ce ne sono tantissimi, ma questo solo per dirvi che molti sono anche legati proprio alla Beat. Vedete, in particolare questa antologia, Narratori della generazione allenata, Beat Generation and Angry Young Men, e poi I Tropici, questa cosa l'abbiamo già vista, furono pubblicati entrambi con questo espediente, no? Per cui dice il volume fu stampato di fatto a Varese, immagazzinato in Italia, venduto sotto banco, tecnicamente la casa editrice era quella svizzera e quindi la censura non fu operata. Per cui noi cosa abbiamo? Contemporaneamente circolano I Tropici del Cancro, I Tropici del Capricorno senza censura, e poi troviamo censurato il generale immaginario, che tecnicamente non è meno pericoloso per le descrizioni di scene di sesso, di orge, oppure di anche assunzione di stupefacenti o di alcol, no? Insomma, non lo è particolarmente. Eppure questo romanzo subisce questa sorte. Allora, qui ricostruivo molto rapidamente, ma l'abbiamo già fatto, in realtà l'incarico. Cioè, a un certo punto Rizzoli fa una operazione molto interessante, cioè decide anche di dare risalto a questo romanzo. Ci tengo a dirvi che questo romanzo non ebbe successo in America, furono vendute poco più di 750 copie per oltre, insomma, un anno dall'uscita. Quindi è un'operazione anche interessante con cui Rizzoli cerca di promuovere quest'autore, scommette, diciamo così, un po' su Brautigan e affida la traduzione a un grande traduttore, per l'appunto, il quale poi, avete visto, si rifiuterà di accollarsi la paternità della traduzione. Naturalmente Brautigan non sa nulla di tutto questo, c'è solo un carteggio con quello che diventerà il suo futuro agente letterario Mills, in cui Brautigan gli dice:
ma io so che è uscita la traduzione italiana nel 67 a febbraio, ma che dicono? Come è stata recepita in Italia? E Mills, che aveva tante altre cose da fare, dice sì, bisognerebbe scrivere, magari la Rizzoli sentiamo, però non va a fondo e quindi questa cosa rimane così. Quindi noi siamo sicuri, anche abbastanza sicuri, a meno che non esca fuori qualcosa di veramente rivoluzionario dagli archivi della Rizzoli, per l'appunto, che non c'è, insomma, un rapporto traduttore-scrittore in questo senso, va bene? Parliamo invece un attimino dei titoli. Perché questo generale diventa un generale immaginario? Ecco, qui vorrei sapere anche voi che ne pensate, no? Perché il titolo originale, avete visto, è A Confederate General from Big Sur. Perché deve diventare immaginario? Qui siamo già di fronte a una forte interpretazione. Qui è quando lui non è centripeto nel modo traduttorio, ma centrifugo, si allontana. Ci dà direttamente il finale, ce lo dice subito, che Lee Mellon si sta immaginando tutto, che non è vero, che questo generale non è mai esistito, e quindi ci mette anche nella condizione di capire subito che personaggio è Lee Mellon, chiaramente. Vi volevo anche far notare però come tante volte ci sono delle logiche editoriali dietro i titoli. Per esempio, in quel periodo uscivano in Italia tutta una serie di romanzi con questa formula di titolo: articolo determinativo, nome comune di persona, aggettivo. Pensate, il barone rampante, prete bello, la suora giovane, no? Più o meno lo stesso tipo, no? Quindi il generale immaginario ci sta. E lo stesso Bianciardi lo usa per i suoi romanzi, questo schema per il titolo, anche se lui sostituisce il nome comune di persona col nome comune di cosa: la vita agra, lavoro culturale, la battaglia soda e quant'altro. Quindi una cosa che vorrei attraesse la vostra attenzione è: qual è il ruolo del traduttore sul titolo? Non sempre il traduttore ha la possibilità di scegliere un titolo. Qui noi non sappiamo, io credo di sì, credo che sia stato proprio Bianciardi a proporre il titolo, il generale immaginario, ma lo vediamo anche da alcuni carteggi, insomma, marginali rispetto proprio alla pubblicazione del testo, però spesso è una scelta editoriale che tiene conto del marketing, molto brutalmente e molto semplicemente. Ma invece guardate, un traduttore giovane, che è il giovane Bianciardi, quando pubblica su Cinema Nuovo un articoletto proprio sui titoli, un articoletto dal titolo Traduttori traditori, e va a discutere la traduzione italiana dei titoli dei film stranieri e si interroga sulle ragioni per cui noi li cambiamo così tanto questi titoli, vedete? Ma questo è un Bianciardi molto molto giovane, molto lontano ancora dall'esperienza per l'appunto la Feltrinelli e nel mondo editoriale milanese, quindi è ingenuo, se volete, no? E sentite cosa leggiamo. Non si intende oltretutto a che cosa mirino in tal modo le case distributrici. Questo ve ne sarete accorti, no? Che voi vedete un film in inglese ha un titolo e in italiano tutt'altro. C'è una forte, insomma, presenza lì traduttoria. Forse ad accrescere la curiosità del pubblico con titoli che, non dicendo nulla, possono far pensare? Non mi pare. Perché quando questa diventa una regola, il pubblico finirà o con lo scegliere a caso o con il non badare affatto al titolo del film, ciò che forse sta accadendo. Oltretutto questo modo di procedere è un vero e proprio inganno verso la buona fede della gente, la quale ha bene il diritto di leggere sulla scatola chiusa il contenuto di essa. O forse i nostri traduttori non hanno problemi di questo genere e soprattutto non hanno preoccupazioni, diciamo così, filologiche? Vedete, si pone proprio la questione, ovviamente ingenuo, no? Nel senso che poi lo sappiamo tutti che i titoli servono per il marketing. Se voi pensate agli ultimi film che avete visto, pensate al titolo inglese, no? E capite subito che, insomma, funziona così, va bene. Questa che vedete qui invece, credo di averla messa anche nella fotocopia, se non sbaglio, sì, esatto, è la quarta di copertina, cioè è quello che alla fine Bianciardi firma di tutta questa traduzione, lui firmerà solo questo trafiletto che vedete qua. E guardate come lui presenta il romanzo, dicendo: tanto per cominciare il problema è questo, credere o non credere che fra gli stati confederati ci fosse anche il Bissur. Chilometri di rocce, sabbie, gabbiani, patelle, nuvole, flutti, ranocchi, e in più certi indiani così selvaggi che non coltivavano la terra, non cacciavano, non raccoglievano bacche, non si riparavano dalle intemperie. Possibile che tutto questo fosse un giorno uno Stato capace di mandare al fronte i suoi volontari agli ordini del favoloso generale Mellon?
Ricerche in biblioteca dimostrano che un generale Mello non è mai esistito, e pazienza. Esiste tuttavia. E come? Guardate come cambia il tono. Il suo pronipote si chiama appunto Lee Mellon, abita nel Big Sur, anzi vi regna incontrastato, con pochi e cangianti denti in bocca, un appetito cronico in proporzione, due fucili da caccia senza munizioni, una motocicletta smontata, un autocarro senza serbatoio della benzina, una capanna dal tetto troppo basso, metri 1,50, con una parete di terra, una di legno, una di vetro, una d'aria. Sotto graci danno a notte miliardi di ranocchi, a farli tacere non valgono improperi, sassate, bisce, alligatori. Ci sono naturalmente le donne, per esempio Elizabeth, che per 3 mesi all'anno fa la squillo di lusso a Los Angeles e vive gli altri 9 mesi, come una gravidanza, da brava massaia primitiva a Big Sur. C'è Elaine, che si fece monaca il giorno della nascita, ma pare aver dimenticato perlomeno il voto di castità. C'è persino Harry Miller, fermo ad aspettare il postino nella sua vecchia Cadillac. E c'è infine l'autore, che è un matto, anzi un poeta. La letteratura, che chiamiamo beat, ha trovato il suo umorista. Cosa vi sembra di questa quarta? Io credo che, a ragione, uno dice, vabbè, ma che me lo leggo a fare questo romanzo? C'è scritto tutto. Guardate come svela tutto, racconta persino il finale. C'è Lee Mellon, pazzo, vabbè, poretto. Crede che esiste questo nonno, ma no, non esiste. Lo racconta questo romanzo. Io voglio vedere in questa, voglio vedere, ma insomma ho ragione di credere di non essere impazzita come Lee Mellon, ma di, insomma, di dire il vero, se vi dico che questa è la vendetta di Bianciardi, secondo me, una sottile frecciata grossa contro chi ha messo le mani sul suo romanzo e l'ha ridotto a una cosa di cui lui non si vuole accollare la paternità. E quindi lui, per vendetta tra virgolettine, insomma, lo svela e ci racconta le cose più piccanti, per cui ci dice, ragazzi, occhio, qui c'è un matto, c'è il Big Sur, ci sono le donne, poi una faceva la squillo, quest'altra era monaca ma si è scordata il voto di castità. Guardate l'ironia proprio blanchardiana, che la ritroviamo sempre, no? Anche in alcuni anfratti, come li chiamo io, della traduzione. Ma mi appassiona l'ultima riga, quando dice c'è infine l'autore, che è un matto, anzi un poeta. Ma l'autore io non sono sicura che ci sia. E se c'è, chi è? È Lee Mellon? Oppure è Jess? Vedete come questa quarta, così come il titolo, è un'interpretazione critica del romanzo. Qui siamo nella forza centrifuga, quella che si allontana moltissimo dal testo e entra lui. Vedete che vi ho messo Beat in evidenza. Sapete perché? Perché nell'edizione vera, questa, la parola Beat è in neretto. Lui ci vuole dire occhio, è il testo di un beat, lui la mette in neretto. Ecco, questo anche per dire un po' la segnalazione che lui sta facendo in questa scrittura. Che cos'è il Big Sur? Eccolo, io volevo far vedere perché anche per darvi un'idea, no? Altrimenti uscite da qui senza immagini di sabato mattina, insomma sembra una punizione, no? Allora, intanto è una regione lunga 110 km, lungo la costa centrale della California, tra due luoghi che sono Carmel by the Sea e poi San Simeon. È proprio una striscia di terra molto lunga, molto bella, ed ha questa magia perché ci sono le montagne alle spalle di Santa Lucia, che sono montagne a picco sull'Oceano Pacifico, e quindi si crea questa nebbia mattutina, per cui Big Sur è sempre avvolto da questa nebbia. Ricordatevela questa nebbia, perché tra un po' vi faccio vedere una cosa. E poi vedete questa vegetazione che trovate lungo insomma sulla montagna, sul manto della montagna, si chiama chaparral, è una specie di macchia mediterranea molto molto fitta, perfetta, perché infatti a un certo punto nel romanzo compare un strano assicuratore miliardario, che però è mezzo matto, e essendo mezzo matto per davvero, cioè psichiatricamente matto e pericoloso, quindi Lee Mellon riguadagna la sua sanità e lo prende, lo mette dentro questa macchia fittissima con un ceppo al piede, e ogni tanto si liberano di questo, quando diventa molesto lo depositano dentro questa verdura così fittina. E poi ecco, questo per esempio è il Big Sur Sequoia National Park. Ovviamente è un luogo molto ben presente negli Stati Uniti ai lettori americani. Dire Big Sur è come dire la Costiera Amalfitana, Firenze, Sorrento, Venezia per noi, no? Luogo molto molto famoso. E del resto c'è anche un riferimento ovviamente storico al generale confederato e quindi la guerra di secessione, va bene? Queste informazioni noi non le possiamo più sapere perché il titolo è diventato Il generale immaginario.
è anche il motivo per cui poi la quarta è invece così effusiva, avete visto? Così anche che si dilunga e spiega un pochino tutto. Bene, allora andiamo a riflettere solo un pochino su questi personaggi e poi vi voglio far vedere delle cose molto divertenti. Allora, di che si parla? Come vengono descritti? Come fa del resto Bianciardi in altri scritti suoi? Cioè li descrive per caratteristiche e li classifica in base al genere. Qui ci sono gli uomini, che hanno certe caratteristiche, le donne, che hanno altre caratteristiche. Attenzione che qui le donne sono importantissime, meno male, sia nello svolgimento della faccenda del romanzo, sia in generale proprio nella storia. Sono una forza importante. In questo vedete anche un elemento di grande novità per il testo, no? Insomma. Quello che non viene invece valorizzato, non nella traduzione, proprio anche nel romanzo, sono i rapporti che legano queste persone, quasi a voler dire che insomma il carattere di questi rapporti è tutto volubile, transitorio, no? Si legano, stanno insieme per un po', poi si lasciano, poi cambiano fidanzata, poi cambiano amico, è tutto molto instabile, quindi lui su questo non si sofferma. Ma la persona più interessante è Limellon, che viene descritto come una specie di genius loci, una specie di spirito che si confonde con Big Sur, è quasi lui l'abitatore naturale di Big Sur, una specie di divinità che protegge il luogo. E poi questo Harry Miller, che entra nel romanzo benissimo, in carne ed ossa, non è più l'autore, no? Nei romanzi tradotti da Bianciardi il nome di Harry Miller è in copertina, il nome dell'autore. Qui invece Harry Miller è dentro il romanzo, è un personaggio con questa Cadillac vicino, ovviamente quasi sempre seminudo o nudo del tutto, vicino alla cassetta della posta che aspetta che arrivi qualcosa per lui, eccetera. E poi quest'idea di l'autore che vi dicevo io, che ingenera una grossa confusione, ma qui si apre poi un discorso diverso, insomma l'identità del narratore e l'identità di Brautigan non sono proprio insomma coincidenti, ma è questa indubbiamente la idea che vuole veicolare perlomeno insomma in maniera giocosa Bianciardi. Che non è nuovo a queste descrizioni, infatti mentre io leggevo i personaggi che lui traduce di Confederate General, mi venivano in mente i suoi incontri provinciali, no? In cui abbiamo questi tipi, il ragioniere, i bibliotecari, i localisti, la canasta, i vitellini, la maestra Speranza, il tenente Tati, per dire, è questa modalità con cui le persone vengono rappresentate un po' come dei bozzetti, no? Ma sono estremamente vicini alle maschere quasi, no? Del teatro antico. Voi avete sicuramente studiato Plauto, Terenzio, quindi sapete che insomma queste maschere che incarnano una virtù alla fine, no? E ecco, diciamo che questa modalità bianciardiana si ritrova anche forzando il testo di Brautigan, perché questo in Brautigan non c'è moltissimo, nei ritratti di Limellon, Jess, Elizabeth, Elaine e tutti i vari pazzi insomma che si avvicendano in questo senso. Questa cosa del beat ve l'ho già detto, quindi andrei oltre, e invece vi vorrei far vedere una cosa interessante che riguarda proprio la traduzione. Voi ce l'avete questo, guardate le tre traduzioni a confronto e guardate come sono stati tradotti per esempio i titoli. Allora, Monti è quella del 2009, Bianciardi è quella del 67 e Brautigan è l'originale. In linea di massima potete proprio vedere che Bianciardi fa un po' avanti e indietro rispetto al testo, a volte si avvicina molto, a volte si allontana, a volte è letterato, letterario, va sulla lettera, a volte no. Guardate soprattutto la vecchia tiritera del logoramento. Il romanzo è diviso in, scusate, non ve l'ho detto, un prologo in cui poi c'è un elenco di generali confederati, quelli che sono sopravvissuti, le perdite, insomma carattere storico, e poi una prima parte e una seconda parte. Questo solo per darvi un'idea, no? Vedete, la vecchia tiritera, che traduce Attrition's Old Sweet Song, diventa la vecchia solfa. In Bianciardi sceglie una parola ovviamente anche più contestualizzata con l'epoca in cui li traduce, no? Guardate invece, che mi sembra più interessante, questa traduzione di I Mean. Qui è carino, è molto vicino al testo. Dico io, no? Oltre ad essere generale, confederato, lei cosa fa? A me piace molto questo I Mean, perché in inglese noi lo usiamo molto così, I Mean, cioè come dire, a dire, vale a dire. Non è tanto ma lei, non c'è questa idea della, come dire, insomma, del ma, no? Del... Aspettate, sono andato troppo veloce stavolta. Chissà come ho fatto a mettere questo effetto, non era voluto, ma insomma alla fine ci sta in questo clima illusorio.
Vedete che la prima parte ha un capitolino che si intitola proprio Il generale confederato da Big Sur, a Confederate General from Big Sur. Ce l'avete nella fotocopia? Ecco, guardate come Monty va letterale e lui cambia subito, generale immaginario. Ma vi voglio far vedere il secondo, che è bellissimo. The Tied Teeth of Lee Mellon. Voi che conoscete sicuramente bene l'inglese, sentite che qui c'è una allitterazione in T. The Tied, poi c'è anche la dentale, no? D, sorda e invece sonora, teeth. Vedete, ci sono tre volte la T e una D. Si perde tutto i denti di Lee Mellon, Bianciardi. Guardate invece come fa Monty la marea dentaria di Lee Mellon. Questa cosa non è banale, per dirvi che le parole sono pesantissime, guardate che vi dico della marea dentaria. The tied teeth in realtà mette insieme il concetto di marea, no? Ci siete? Allora, Bianciardi tralascia tied, guardate, a parte che diventa più corto, no? Vedete? No, manca proprio tied la parola, i denti di Lee Mellon. Monty lo recupera. Perché è importante recuperare la marea? Perché questo particolare del corpo, in particolare del volto di Lee Mellon, allude al carattere, e il suo carattere allude alla sua generazione, e la sua generazione allude a quello che sta succedendo negli Stati Uniti con i Beat, spesso identificati come una marea selvaggia. I Beat ovviamente venivano temuti, siamo negli anni 60, ragazzi, poi nel 68 è una cosa per voi lontanissima, storica, insomma, vabbè, però insomma, nel 68 c'è una vera e propria rivoluzione. Quindi vedete come non, tante volte una parola, no? Cosa può significare. Tide ha a che fare anche con gli stati d'animo di Lee Mellon, che quando lui beve è felicissimo, quindi tutto bene. Quando poi lui non beve più, non arriva più l'alcol, è tristissimo, alta marea, bassa marea. Qui c'è tanto una bella canzone di Venditti pure, no? L'alta marea, la bassa marea. Vedete come una piccola cosa cambia il senso, guardate. Invece perché Bianciardi non lo fa? Dice, ma è possibile se ha dimenticato la marea? No, fa una scelta qui. E in questo mi sento di dirvi, guardate, a volte è anche terribile il lavoro del traduttore, no? Perché dire la marea dentaria di Lee Mellon è molto bello, l'immagine arriva, ma ci siamo persi le T, ci siamo persi il ritmo e ci siamo persi l'allitterazione. Se invece io faccio i denti di Lee Mellon, ho DTD di nuovo, e quindi lì lui sceglie il ritmo. Vedete? Quindi ecco questo per dirvi, insomma, un piccolo esempio di come si può essere vicini o lontani al testo e comunque dover lasciare sempre qualcosa sul campo, no? Un po' il lavoro del traduttore è terribile per questo. Poi guardate invece The First Time I Met Lee Mellon, perché diventa quella volta qui, forse il Monty ci comincia di più, la prima volta che vidi Lee Mellon, no? Poi, vabbè, Augustus Mellon, questo va da solo, quartier generale, headquarters, ok. Io qui, per dire, non lo metterei questo articolo determinativo, il, però perché lo mette Bianciardi? Perché lo sta usando come stilema suo, ha fatto il generale immaginario, i denti, quindi continua, il quartier generale, vedete? E poi, va bene, il resto è abbastanza chiaro. Qui, guardate la seconda parte. Qui abbiamo delle cose un po' interessanti. The Letters of Arrival and Reply, una di quelle lettere è quella che vi ho fatto vedere prima. Qui dice, vieni giù, non ti preoccupare, porta il whisky, qui è bellissimo, facciamo la festa, abbiamo l'orto, va, figurati, andrà benissimo. Vedete com'è letterale? The Letters of Arrival and Reply, le lettere di arrivo e le risposte, che però è bruttino. Invece lettera a Lee Mellon e sue risposte. Forse meno preciso, ma non so. Poi va bene, il resto non mi pare che sia cosa. Guardate come traduce the truck. E allora abbiamo il camion, guardate invece in Bianciardi diventa l'autocarro. No? E anche, ecco, qui vi volevo, in the midst of life. La conoscete questa parola? Sicuri? Se la cercate al volo sul cellulare, che vi viene come prima una cosa che si fa, lo so. Mito, ma anche l'idea del punto più alto, l'acme, no? Quindi loro traducono giustamente nel piano della vita. Ma il suono, mist, rimanda anche alla nebbia. Vi ricordate che io vi ho detto che Big Sur ha queste
montagne, se andate in California ora tutti a Big Sur naturalmente a vedere come sono fatte queste montagne dal mare voi le vedete proprio col cerchio di nebbia sopra. Quindi non è solo nel pieno della vita o nel massimo della vita, ma anche nel senso in quella confusione, no? Della vita, in quel momento di poca chiarezza, se volete. Guardate le ranocchie che diventano femmine, in fondo a Farewell to Frogs diventano addio alle ranocchie, addio ai ranocchi, vabbè, qui insomma c'è un cambiamento di genere e nella parte finale qualcosina diventa interessante. Soprattutto il finale, il libro come finisce? La domanda dovrebbe essere questa, come finisce? E il libro finisce in 186.000 modi diversi, così dice Brautigan. L'ultimo capitolino di Richard Brautigan dice proprio to a pomegranate ending, then 186.000, cioè sono proprio tantissimi endings per second. Siccome sono pochi 186.000, 186.000 finali al secondo. 60 poi per 60 diventano un'infinità. Allora guardate Monti cosa fa? Coglie l'iperbole e trasforma e dice verso un finale a melagrana, poi ve lo spiego la melagrana, poi 300.000 finali al secondo, perché noi lo diciamo 300.000 per dire tantissimi, no? Ce l'abbiamo un po' nell'immaginario 300, però non c'entra niente, il dettato preciso sarebbe 186.000. Sapete questo pomegranate che c'entra? È un frutto che si porta dietro quel miliardario mezzo matto che loro ogni tanto incatenano in mezzo alla macchia, diciamo. E questo a un certo punto di colpo rinsavisce, questo miliardario dice scusate, ho un appuntamento di lavoro, devo andare. È un assicuratore, di punto in bianco, ha fatto tutte le pazzie del mondo, ha tentato di uccidere le persone. Tanto che Lee Mellon, che è il matto per antonomasia, è diventato saggio nel contenerlo e poi all'improvviso un giorno si sveglia e dice scusate, ho un appuntamento a Compton, fra due ore ciao a tutti. E questi dicono vabbè rinsavito, è andata bene così, c'è ovviamente lì una enorme satira, ironia sulla psicanalisi, quant'altro, vengono chiamati grandi nomi, Jung eccetera eccetera, vabbè. E a questo punto Lee Mellon diventa il grande psicanalista, no? E il suo amico dice, oh, tu che sei Jung, che dici, questo che gli è successo, all'improvviso è rinsavito, com'è andata questa cosa? E poi però all'improvviso anche ritorna questo e dice, ho perso il pomegranate, comincia sta ricerca della melagrana, insomma, no? Per dirvi che il romanzo è davvero particolare, quindi ora vi è venuta tutta sta voglia di leggerlo, mi raccomando, non perdete tempo. Invece guardate, vi voglio far vedere un'altra cosa e poi anche ci abbiamo alla conclusione. Dove stanno i pezzi, cioè dove mancano veramente le parti? Nel finale, dove sono descritti i rapporti sessuali e il consumo di droga. Vedete, queste frasi, per esempio, le troviamo tradotte in Monti. Fumammo 5 o 6 spinelli e poi l'oceano cominciò a venirci incontro in maniera diversa, cioè lento e leggero anche lui, figuratevi, dopo 5 o 6 spinelli ci sta che l'oceano venga verso di voi. No, per dire, no? Immaginate come, insomma, questa frase è proprio pesante, non può stare in un testo negli anni 60, infatti non c'è, c'è soltanto in questa edizione. Ora lo so che voi comprate tutti questa, ma non va bene, invece dovete leggere questa che è più particolare. E poi, di nuovo, vedete, l'altra frase, la prima volta che ho conosciuto Lee Mellon, eccetera, eccetera. Insomma, sono queste le parti in cui si inserisce la censura. E però c'è anche un'altra cosa su questo romanzo. C'è un cattivo lavoro di editing, a volte capita, cioè alcuni tagli sono proprio il frutto di un editing o di sviste del traduttore o del redattore, non c'entra sempre la censura. Io qui ho segnalato solo alcune frasi, però queste frasi proprio non ci sono, mancano. Ma non c'è niente di pericoloso in queste frasi, vedete? He was promoted Brigadier General, cioè non c'è niente, fu promosso, oppure stava seduto, sapevo, a volte, non c'è niente di particolare. L'alligatore sedeva sul suo grembo, non c'è, neanche Monti lo mette, anche lui si sbaglia, lo lascia indietro questo testo, queste piccole frasi, quindi per dire che a volte mancano delle cose e insomma non c'è un'altra spiegazione, non è necessariamente la censura. E invece, tornando all'inizio della nostra conversazione e poi chiudiamo, guardate quando lui addomestica, quando vuole italianizzare il testo e quindi forza centrifuga, si allontana dall'originale, credo di averveli messi nella copia, vero? Spero. Ce l'avete? Addomesticamento? Sì, allora jeans diventa calzoni, a half gallon of muscatel diventa un fiasco di muscatello,
Invece guardate Monti che va preciso, dice 2 litri di moscato. Ma sono stupendi i cowboys che poverini diventano i mandriani. Ora è proprio straniante questa cosa, ma qui la Maremma c'è entrata dentro con tutti i mandriani suoi, guardate in questo testo americanissimo, no? E il pancake diventa una bella focaccia, anzi che non diventa una schiacciatina, insomma stiamo pure un po' per qua, una focaccia. E poi guardate ancora, i toscanismi. Questi però devo dire meritano un'attenzione diversa perché sono secondo me sono il sintomo un po' del fatto che lui si è appropriato di questo romanzo. Io credo che lui sia piaciuto molto questo testo, cioè credo che gli sia piaciuto lavorare su questa traduzione, no? Se lo prende un po' questo testo mettendoci dentro un po' di sé. Allora guardate, I certainly go down to Big Sur. Certo che mi piacerebbe venire costa giù a Big Sur, no? Oppure make up your mind about the broad, deciditi con quella cialtrona, broad è molto peggio di una cialtrona per la verità, qui se la fa da solo la censura. He swallowed down with a hairy gulp, lo ingollò con una gozzata pelosa, cioè questo è stupendo. E invece Monti lo botta giù per il gozzo peloso. Poi babbo, a un certo punto entra il babbo e lì uno veramente quando legge dice ma come? Cioè si immagina tutti questi beat mezzi matti nella foresta che chiamano babbo, no? Invece di pop. E poi lume invece di light, luce, no? Light, lume. E poi arriva scappato, questo stupendo, per headless. Qui, questa, vabbè, non abbiamo il tempo di vedere tutto, ma insomma questo è un pezzettino molto carino, alla fine è un capitoletto, e ve l'ho detto che alla fine c'è questo corsivetto in cui si racconta la storia dei confederati che combattono, no? C'è uno a cui hanno mozzato la testa, c'è un soldato senza testa. Io l'ho riletto 5-6 volte la prima volta quel passo, perché ma che vuol dire scappato? Non è proprio immediato, no? Io sono romana, insomma, cioè a me non mi suonava proprio termine migliore, no? Che ne so, testa mozzata, decapitato, me ne venivano in mente tanti, poi no, scappato, insomma, toscanissimo. E quindi questo signore sta per terra scappato, tutta questa puzza di sangue, sta bellissimo lì. Oppure il modo di dire era proprio regionale, is cozy as a bug in a rag, sta bene come un picchio, anche, no? Vedete, qui è quando ci allontaniamo. Poi invece vi voglio far vedere quest'ultima cosa che è una modalità invece di revisione dei testi americani, purtroppo insomma incide su tanti altri testi di scrittori americani, non si salva nessuno qui, nemmeno Steinbeck, Faulkner, neanche i grandi canonici, per cui il pound diventa il chilo, il penny diventano i soldi, fa niente sia un centesimo, diventa soldi, i weekends soprattutto vengono eliminati e diventano sabato e domenica. Questa cosa di sabato e domenica, vi vorrei far riflettere su questo, quando noi traduciamo dall'inglese all'italiano, già il testo aumenta, no? Quando noi traduttori ci mettiamo di fronte al computer, abbiamo il testo inglese e il testo italiano, vediamo che quello italiano lievita, che la nostra lingua ha bisogno per venire fuori tutta una serie di costruzioni e quindi non è asciutta, no? Come l'inglese, no? E quindi immaginatevi aggiungere anche le parole, uno tenta disperatamente di toglierle, no? Fine settimana, alla fine settimana, insomma alla fine, insomma sabato e domenica. Hi-fi, che allude qui è, diventa alta fedeltà, e guardate la cosa più grave, The Battle of Wilderness. Wilderness è proprio il nome di quel tipo di foresta e di quel tipo di battaglia, quindi non si può chiamare la battaglia della foresta perché sembra Robin Hood. Cioè, proprio contestualizza, il testo va in un'altra direzione, no? The Battle of the Wilderness è proprio un luogo preciso, come ve l'ho fatto vedere nella mappa prima, e ce l'avete. E naturalmente, che dire, si ha questa sensazione che il traduttore si sia un po' immedesimato, no? E quando proprio sceglie, alla fine va verso un'opzione più privata. A un certo punto Hard Place diventa casa nostra, per dire anche un po'. Ci fa venire in mente altre cose, altre traduzioni, insomma, no? Guardate anche il ricorso all'uso dell'impersonale, che c'è tantissimo. Everybody was nice and comfy. Si stava tutti bene. Anche questo si stava, no? Che, insomma, così. E molti altri, insomma, ecco, qui per esempio, questo per esempio è interessantissimo perché c'è la parola middle, che di suo, insomma, avrebbe un altro significato, e lui invece lo fa diventare proprio un lussureggiante, comodo, cespuglio. Cioè, diventa uno scenario proprio bucolico, eccetera. Guardate invece quando si stanca delle ripetizioni di Brotigan come diventa severo. Qui è il passo relativo al famoso caffè. Questo viene sempre, insomma,
il mio cavallo di battaglia, nel senso che questo proprio mi dà proprio l'occasione di dirvi come lavora lui quando il testo non lo convince, no? Allora, we stopped at the little cafe and got some coffee. The coffee was brought to us by the world's ugliest waitress, but in her own way she seemed to belong in the cafe, with steam rising like light out of her coffee. Ci fermammo in un piccolo caffè, e vabbè, caffè, e ne prendemmo una tazza. Ma lui ripete di proposito, no? Lui vuole dire caffè 50 volte. Non è un caso, perché il caffè c'ha la caffeina, è eccitante. Le cose che hanno a che fare con le droghe vengono sempre ripetute a bomba, no? Sempre c'è un passo che non vi posso leggere per ragioni di autocensura, in cui c'è la storia in cui viene preparata, no? Tutta questa robina per il festino notturno, e ricorre 50 volte la parola erba in tutte le sue declinazioni, ma è voluto, no? Invece lui, vedete qui, sostituisce con tazza. Il caffè ci fu portato dalla più brutta cameriera del mondo, ma in un certo senso pareva al posto giusto in quel caffè, era brutto pure il caffè, insomma, no? Col vapore che si alzava come luce dalle tazze. Vedete che poi lui, quando interferisce col testo, poi diventa coerente, eh? Quindi fa tazza e di nuovo tazze. Cioè, è misuratissima la traduzione. Ok, conclusioni. Per dirvi semplicemente che di sicuro questa opera non è aderente all'originale, per tutta una serie di motivi, perché c'è stata la censura, perché ci sono state le sviste editoriali, e poi c'è stato forse anche un editing non proprio fantastico, eccetera. E però per dirvi anche che se voi leggete A Confederate General e Generale Immaginario, sono due testi diversi, nel senso che queste omissioni intaccano molto la personalità dei protagonisti. Avete visto quella cosa del tide, della marea? È molto importante. Quella è la prima cosa che noi impariamo di Lee Mellon, quindi subito lo percepiamo, no? Come uno che vive su e giù. Eliminandola, chiaramente questa cosa non va tanto bene. Del resto, togliere tutte queste parti scabrose, oscene, eccetera, chiaramente diminuisce anche il portato rivoluzionario del testo. Tuttavia la mia sensazione è anche che il testo sia stato censurato non solo per le scene erotiche, quanto per il portato di rivoluzione, per questo messaggio di suscitare la voglia nei giovani di ribellarsi ad uno Stato come gli Stati Uniti, che veniva descritto come capitalista, imperialista, pericoloso, materialista e quant'altro, insomma, va bene? E ad ogni modo, certo, manca il nome di Bianciardi, ma senz'altro, questa è un po' la chiusa, senz'altro questa tradizione è autoriale, che si senta dentro la figura di un traduttore importante, che non a caso è anche scrittore, è una cosa evidente a chiunque. Allora, io intanto vi ringrazio per questa attenzione, mi pare ci sia stata, e spero di aver suscitato in voi il desiderio di correre ora in libreria a comprare tutte e tre le edizioni, quella originale, quella di Monti e poi quella di Bianciardi. Grazie. Ringraziamo la professoressa Francellini di questa conversazione brillante, che ci ha fatto vedere proprio anche il valore del mestiere del traduttore, un mestiere abbastanza sconosciuto. È solo negli ultimi anni che si comincia a attribuire l'importanza dovuta al traduttore, e ci sono ormai diverse case editrici che pubblicano anche la biografia del traduttore e della traduttrice, un lavoro che interferisce naturalmente con l'opera originale, fino a creare due scritti diversi, interessanti. Bianciardi ha dato una prova di come si può interferire sul testo di partenza, fino a essere molto influenzato. Lui, come diceva il professor Castellana, come diceva la professoressa Francellini, è scrittore e traduttore, più noto come scrittore di romanzi e di altro, giornalista, che come traduttore. L'influenza di quello che ha tradotto sulla sua opera è fortissima. Ci sono degli autori che vengono citati, il famosissimo Henry Miller, per esempio, però ci sono anche autori meno evidenti che evidentemente hanno molto influenzato
Bianciardi. Prima la professoressa Francellini parlava di questa capacità che Bianciardi ha avuto in questa traduzione di mettere insieme il livello del romanzo con dell'evocazione con il livello della rappresentazione storica. Sono due piani che stanno insieme. Ebbene, specialmente nelle ultime opere di Bianciardi, nelle opere dell'ultima fase, questo procedimento è costante. Aprire il fuoco, per esempio, vede proprio questi registri diversi, così come la Battaglia Soda. Sono tutti romanzi nei quali c'è una componente storica sempre mischiata alla componente romanzesca, con introduzione anche di figure recenti. Prima si faceva l'esempio di Henry Miller, che in questo romanzo entra dentro. Ecco, se noi leggiamo Aprire il fuoco, noi troviamo prima di tutto che Bianciardi ci racconta che le cinque giornate di Milano non avvennero nell'Ottocento, bensì nel Novecento. E tra i personaggi che ci sono, che fanno parte delle cinque giornate di Milano, accanto ai reali protagonisti, a Cattaneo, ma c'è Giorgio Bocca, che è un giornalista di quegli anni. Si fanno citazioni di artisti che sono contemporanei di Bianciardi e vengono messi come protagonisti delle cinque giornate, che per l'appunto non è vero che sono avvenute nell'Ottocento, ma sono avvenute nel 1959. Quindi questa commistione, che è uno dei pregi del fascino, anche costituisce uno degli elementi di fascino dell'ultima produzione di Bianciardi, evidentemente porta all'eco di questi grandi romanzi americani che lui ha tradotto, certamente perché aveva bisogno di soldi, lo dice. Io traduco come fanno gli sterratori della mia terra, a palate, e quindi traduce di tutto. Però, a parte la sua vena antiretorica, che è sempre forte, è evidente che certi autori lui li ha amati molto, fino a farli diventare suoi e fino a farli diventare motivo di ispirazione. Bene, noi siamo molto contenti che voi oggi siate stati qui e che siate stati insieme ad altri frequentatori ormai consueti delle nostre iniziative per il centenario Bianciardi. Ci auguriamo che torniate, ci saranno appunto altre iniziative, come diceva il professor Castellana. Quella successiva sarà sabato 22 ottobre, e sarà molto interessante appunto perché parlerà delle lettere di Bianciardi scritte e ricevute. Ora, per un personaggio dal carattere oggettivamente molto difficile come quello di Bianciardi, che ha sempre avuto grandissime difficoltà a relazionarsi con gli altri, quando Bianciardi dice Milano è brutta, tutti pensano per sé, tutti chiudono la porta, in realtà anche confrontarsi con Bianciardi io credo che non sarà stata un'avventura facile. Quindi un uomo chiuso, un uomo difficile, e che quindi a maggior ragione nella lettera, nella scrittura, lascia capire tantissime cose di sé, tantissime cose che magari non vengono fuori da una vita di relazione che è stata fragilissima, sparuta, e che quindi invece il suo strumento era la scrittura. Lui scriveva, e se noi leggiamo quello che lui ha scritto si capisce, altre cose no. Sono pochissimi gli scrittori, per esempio, del suo periodo che parlano di Bianciardi. Non ne parlano. Ma perché?
perché non ci parlano con Bianciardi, non lo conoscono, non si fa conoscere. E quindi ecco, il prossimo appuntamento è il 22 di ottobre per capire di più di questo grande personaggio. Grazie a tutti.